Abbiamo concluso, ora spazio a domande se ci sono. E se prima della domanda ci si può presentare. Penso che va bene. Siamo sullo zero, ma alla fine di due giorni lo siamo da tanti tempo, no? Lavorando insieme con i Berger. Il mio nome è Emil, sono rom che viene dalla Romania e abito al campo rom di Cesarina, mi hanno 20 anni. Ho visto questo documento, delle parole, come sono stati da 25 anni quando sono in progetti rom. E io mi auguro che almeno il 30% di quello che è stato scritto si può realizzare. Ma volevo fare una domanda. Quando è fatto questo documento, è stato condiviso dai rom, ai rom è stato chiesto quello che vogliono, ai rom è stato chiesto che vogliono uscire dai campi o no? Possibilmente che i rom preferiscono vivere ai campi. Come ci sono i quartieri cinesi qui a Roma, come sono i quartieri italiani in altri paesi europei o negli Stati Uniti, possibilmente che anche Roma vogliono uscire dai campi. Non dobbiamo cadere nelle trappole degli anni passati, non dobbiamo decidere, non deve essere deciso dai carceri le cose per i Roma, meglio che si condividano, possibilmente che Roma non vogliono. Tutte queste cose, ma io sono sicuro che ci sono tanti rom che vogliono uscire dai campi, ma come? Dobbiamo vedere come e i tempi necessari per uscire dai campi, le modalità. Io preferisco che tutte queste cose si fanno insieme con i rom, anche che i rom pensano in un modo diverso dall'italiano, ma una cosa condivisa tra i rom e i carceri, penso che può avere risultati diversi, ma anche risultati fruttuosi, produttivi, che può portare alla fine a qualcosa toccabile. E qui si parla di Cesarina. Cesarina è uno dei peggiori campi. Io vivo là, un campo che fa schifo. Ma qui si parla solo delle cose negative di Cesarina, ma non si parla anche delle cose positive di Cesarina. Un campo, a fronte del campo c'è un supermercato, non devo dire il nome che così faccio pubblicità gratuita, dove il proprietario, il padrone del supermercato, ma anche tutti che lavorano, anche i clienti del supermercato hanno detto che metteranno la firma che noi i rom di quel campo rimaniamo là. Penso che questa è una cosa positiva. Dove gli italiani, i nostri vicini, che stanno 50 metri dal campo, vogliono firmare che noi rimaniamo in quel campo. Dove i nostri bambini vanno alle scuole, anche con tutte le difficoltà che noi abbiamo là, ci portano l'acqua con la cisterna, vanno quel campo, alle scuole non ci sono problemi. Ci sono progetti di inclusione, ma sono progetti dove sono i genitori che li mettono in pratica. Perché non dobbiamo mettere anche queste cose positive, se vediamo solo le cose negative a quel campo? Per questo è meglio che si parla con i rom e trovare una soluzione insieme. Grazie. Dispendiosissimi e luoghi dove vengono violati i diritti, equiparabili ai CIE. Se il governo decide di chiudere un CIE, chiede e si consulta con le persone per vedere che tipo di uscita, ma il CIE si chiude. Quindi, secondo noi, il primo passo dell'amministrazione è decidere che il posto va chiuso. A, perché costa troppo. B, perché vengono violati i diritti. Da lì è fondamentale un processo, come dicevo, di consultazione individuale con le famiglie
e qui vanno veramente ascoltate le persone, e quindi tenuto conto di quello che diceva Emil, se siete una comunità radicata, che ormai incarnata nel quartiere, è chiaro che l'appuntamento è del terreno, quindi vanno considerati poi tutti questi elementi. Ma secondo noi la consultazione, che è fondamentale e indispensabile, segue la decisione che quel campo, entro quei tempi, va comunque chiuso. Ripeto, noi utilizziamo molto appunto il paragone con un ciclo in cui o in passato con tutto il dovuto distinguo erano i luoghi manicomi. Cioè, nel momento in cui si è deciso di chiudere questi spazi chiusi, ghettizzanti, esclusivi, si è deciso di chiudere. Dopodiché si è valutato situazione per situazione, attraverso una genuina consultazione non col gruppo intero, ma famiglia per famiglia, qual è l'uscita migliore da questo tipo di strutture. Posso fare io? Guarda, scusi, c'era prima lui, poi Andrea Villano e poi può parlare lei e poi la signora. Ovviamente aderiamo alle linee guida dell'associazione del 21 luglio, però siamo un'associazione politica, quindi più che altro faremo in modo che queste linee guida vengano applicate o che siano almeno rese applicabili. Nel leggere il vostro documento, io da radicale parto dagli ultimi, quindi parto dall'ultimo punto. In questo momento è indispensabile focalizzare questo punto, semmai rileggerlo anche: monitoraggio e individuazione da parte dell'agenzia comunale di nuclei familiari in condizioni di particolare fragilità, per i quali abbiamo previsto uno specifico intervento di presa in carico prevedendo tempi di autonomia dilazionati nel tempo e comunque al di fuori dell'ambito campo nomadi. In questo momento, e la situazione radicale di Roma si è occupata da tanto tempo, in questo momento è in atto uno sgombero, ovvero una minaccia di sgombero dal campo di via Salviati 1, dove una quarantina di famiglie in tutto, e credo di poterle definire famiglie in condizioni di particolare fragilità, si sono rifugiate proprio scappando dal campo di Castelromano, dal villaggio attrezzato di Castelromano. Ora loro sono lì, il 12 agosto, penso che questa sonda abbia letto proprio quell'ordinanza, quando prima ha fatto riferimento all'ordinanza, il 12 di agosto stava per essere attuato lo sgombero di quel campo, di quella parte del campo aggiuntiva rispetto agli Salviati, ed è stato impedito da alcuni militanti nostri, radicali, eccetera. Ovviamente abbiamo ottenuto solo una dilazione e stamattina, coincidenza probabilmente casuale, il Comune ha reiterato questa ordinanza di sgombero proprio stamattina. Infatti alcuni rom di quella parte della comunità degli Salviati si sta recando qua, è stata dirottata da un'altra parte, adesso potrebbero anche arrivare se non sono arrivati già alcuni di loro. Ora, quello che chiedo io è se appunto questa amministrazione intenda risolvere in questo modo lo specifico intervento di presa in carico di una famiglia o di famiglie in condizioni di particolare fragilità, e se questa autonomia, questi tempi di autonomia dilazionati nel tempo, siano questo scarso mese di preavviso, anzi nessun preavviso per lo sgombero, ma poi uno scarso mese di applicazione dell'ordinanza, stamattina sono là e stanno per ricordare o comunque per respingere questo campo, rendendo veramente nomadi dei rom che sono in realtà vorrebbero essere stanziali. Questo lo so, secondo voi non lo sapete già, ma chi è presente forse non lo sapeva. Grazie. Grazie per questo intervento. Non so se c'è qualcuno, Valerio, se vuoi reagire. Noi oggi in questa sede diciamo che bisogna provocare una fuoriuscita dal campo di Castelromano, come vi dico. Dal campo di Castelromano, aspettiamo la risposta dell'amministrazione a questo documento. Sicuramente, se la risposta è che domani 150 persone vengono rimesse nel campo di Castelromano, è una risposta. Io confido di no, perché si tratterebbe di una schizofrenia. Queste persone che sono uscite da Castelromano
un anno e mezzo fa vivevano alla Martora. Vivevano alla Martora e Alimando decise di prendere e portarli a Castel Romano. L'allora consigliere comunale, attualmente assessore alla casa Daniele Osimo, in quell'occasione disse: i rom del campo da Martora al campo di Castel Romano, totalmente inadeguato all'accoglienza, trasformando in un insediamento di circa 1.300 persone, è un errore che ancora si può evitare. E il giorno dopo, sempre l'attuale assessore alla casa, a suo tempo disse: sarebbe un errore localizzare il campo da Martora prima della costruzione di nuovi campi. Castel Romano, che è oggi una sede degradata, è totalmente inadeguata. Un grave errore sarebbe continuare a sovraccaricare Castel Romano come l'amministrazione romana sta continuando a fare, con il rischio di trasformare, come è stato, il campo regolare in vera e propria bomba orologeria. Avendo l'assessore alla casa un anno e mezzo fa dichiarato questo, cioè quello che diciamo noi, che abbiamo detto noi in una lettera inviata al sindaco, vice sindaco, cioè secondo noi sgomberare l'insediamento oggi è un atto illegale, perché uno sgombero per essere fatto occorrono dei requisiti stabiliti a livello internazionale. Uno di questi è la consultazione, che non c'è stata. Un secondo è il trasferimento di un alloggio adeguato, e l'assessore alla casa dice che non è adeguato Castel Romano, e quindi auspichiamo che questo non venga fatto, sia perché sarebbe una risposta molto chiara e diretta a questo documento, sia perché a parer nostro si tratterebbe, si avrebbe a che fare con uno sgombero. Ok, cerco di mantenere l'ordine. C'era prima lui, poi c'era il signore con la maglia rossa, poi c'erano i consiglieri Beciola e Marta Buonafuoco, penso. Ah, scusi. Ora che cosa? Ah, scusi signora. Okay. Dopo penso il turno. Io sono Andrea Villardi, Radio Radicale, a parte una piccola aggiunta a quello che diceva Paolizzo di Radicale Roma, e riguarda proprio questa comunità che sta via Salviati, il cui portavoce tra l'altro ha scritto una lettera al sindaco proprio per chiedere la fuoriuscita dei diritti. Questa è una decisione importante, per cui non c'è solo la non volontà di tornare a Castel Romano, ma c'è la volontà di uscire dai diritti. Detto questo, io volevo anche chiedere a Stasola se lui non ritiene che sia molto grave, già l'ha detto, il fatto che qui non ci sono i rappresentanti delle istituzioni, ma in particolare che ci sia, mi sembra, già da queste prime fasi dell'amministrazione marina, un accanimento in una decisione, per esempio questa, di questo sgombero che appunto il 12 agosto è stato evitato perché c'è stata una resistenza non violenta da parte della comunità, anche c'erano appunto rappresentanti di Radicale Roma, ma e io invito tra l'altro tutti giovedì mattina a essere al campo di via Salviati e, come dire, cercare di aiutare questa comunità a resistere in maniera non violenta. Detto questo, se vorrà ovviamente, non è che noi decidiamo per cosa, ma detto questo c'è anche una domanda che voglio fare, perché a me pare incredibile che questa nuova amministrazione, che appunto è stata eletta in polemica con le politiche di Alemanno e che ha un assessore, l'assessore alle politiche sociali Puttini, che proviene dall'esperienza della comunità di Sant'Egidio, sempre stata vicino ai Rom, si stia accanendo, non ha voluto ricevere i rappresentanti di questo campo con la scusa che non ha ricevuto nemmeno i rappresentanti della popolazione che si ribellava del municipio, il presidente del municipio in particolare, che ha chiesto questo sgombero e che si aveva già manifestato un non gradimento di questi nuovi Rom. Però c'è un altro campo anche lì oltre a uno invece tollerato. Allora, se appunto non ritiene grave che questo assessore non riceva nessuno, questa è la sua politica, e insista in questa decisione così con accanimento di sgomberare, io so che mi pare che ci sia stato anche recentemente un altro piccolo sgombero, però qui c'è veramente anche il diavolo ci dovrebbe essere sempre, ma qui c'è proprio
una comunità che con delle ragioni ben precise, con documenti così, manifesta, non si è opposta mai prima degli sgomberi, come normalmente i rom non si oppongono, qui invece loro si oppongono e dichiarano appunto di voler resistere, e questa assessora con il sindaco continuano invece hanno reiterato stamattina una nuova ordinanza per il 12 settembre per giovedì per sgomberare. Sì, io non mi permetterò di scrivere un giudizio sull'assessore e sui fatti, no? E sicuramente quindi vedremo nei prossimi giorni cosa succede. Sicuramente c'è un'incapacità, lo ripeto, dell'amministrazione di dialogare con i rom, ma questo è un fatto molto semplice, cioè coloro che si interfacciano in questi mesi con i rom a nome di questa amministrazione sono le stesse persone che facevano la passata amministrazione. Quindi cioè le forze dell'ordine, come dice il comandante che sta qua sotto, i vari rappresentanti istituzionali che prima, che hanno accompagnato i 536 sgomberi della passata amministrazione, sono gli stessi che oggi cercano di parlare con i rom, come unica rom attualmente. Quindi un linguaggio diverso richiede sicuramente persone diverse, che secondo me il linguaggio resta quello. Io continuo a essere ottimista su questo, sul fatto che lo sgombero non si faccia, anche perché questa storia l'abbiamo già vista 2 anni fa, quando 150 rom sono scappati da un villaggio attrezzato e hanno occupato una struttura abbandonata dicendo noi nei ghetti non ci vogliamo creare. E sono andati a occupare un edificio di sinistro. In quell'occasione ci fu immediatamente l'intervento della questura e della prefettura, e a difesa dei rom intervenne un consigliere regionale, oggi vice sindaco di Roma Capitale, Luigi Diego, che disse, quando alla fine furono convinti con l'inganno di rom ad andare via, l'inganno ci fu perché dissero domani parlerete con il prefetto, non ci fu nessun incontro con il prefetto. Quando si convinsero i rom alla fine ad andare via da quel posto e tornare nel campo, l'attuale vice sindaco Neri disse di fatto sino ad oggi abbiamo assistito allo smembramento di intere comunità e al loro trasferimento di strutture non adeguate. Quindi, avendo, ripeto, per un altro fatto, l'attuale assessore della casa ha detto che Castellamano non è una struttura adeguata, avendo in un altro fatto l'attuale vice sindaco detto 2 anni fa che il villaggio attrezzato sono strutture non adeguate, noi vogliamo pensare bene che non compiano lo sgombero di cui minacciano, perché diciamo, si davvero non avrebbero schizofrenia e non si capirebbe più qual è la posizione di questa amministrazione sui villaggi attrezzati.